Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Undertale. Io sono Maullo941 e continuiamo la nostra avventura con la nostra cinesina Cinghi Cianghi. Allora signori, io prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti e per il supporto che date a questa serie. Speriamo di continuare a portarla avanti e speriamo che vi continui a piacere. E che altro? Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. E se, ma chi cazzarola è quello? Mamma mia, che coniglio brutto, signore. Sembra, è un coniglio, sì, sembrerebbe un coniglio molto brutto, un po' deforme. E sui social mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. Vi ricordo di seguirmi sui social perché vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che sull'altra, quella degli streamer. E altra cosa, non meno importante, in descrizione trovate i link dei canali che si sono abbonati al sottoscritto. Quindi se volete anche voi avere questo privilegio, diciamo, potete vedere i vari tipi di abbonamento e selezionare quello che vi fa più piacere. No, che carina! Il coniglietto con il coniglietto a passeggio. No, sembrerebbe più un topo che un coniglietto a passeggio. Comunque, signori, detto questo, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Allora, signori, io ho fatto un giro qui per la città e non c'è niente di interessante a parte vari elementi strani. Continuiamo a camminare. Un pezzo di ghiaccio con i baffi, ho mandato dentro i piccoli, oggi sembra poco sicuro, ma di che sta a parlare? Salve! Che bel bussare, forse se non rispondo lo risentirò, ma che... Ah, la mia pazienza mi ha ricompensato, ma sono tutti pazzi in questo posto, signori. Qui c'è mare, ok, niente di interessante, qui c'è del ghiaccio, di qua... che sta a fare quello? A Hulk, no, perché fai blocchi di ghiaccio e tira il ghiaccio? Per mantenere l'acqua fredda? Ma non sono normali in questo posto, signori, in questo posto non sono decisamente normali. Allora, continuiamo, la libreria, interessante. Qua c'è qualche posta di troppo. Una cassetta postale che estrae la rosa spazzatura non letta. E non la possiamo leggere? No, perfetto. Ok, e questo? Questa cassetta postale è etichettata Papyrus. Guardi dentro? Certo che guardo dentro. È vuota. Ah, certo, quella a fianco è strapiena, quella vicina è vuota. È chiuso, mannaggia. Non possiamo andare da Papyrus. Questo? È chiuso all'interno. Pure questo. Che cazzo è tutte cose chiuse? Non da stiamo andando, signori? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Perché tutto è finito Natale? Perché tutto... Che cos'è? Che cavolo è? Papyrus. Che umano. Permettimi di parlarti di sentimenti complessi, sentimenti come la gioia di trovare un amante della pasta, l'ammirazione per l'abilità di risolvere puzzle di qualcuno, il desiderio di essere considerato figo da uno forte e intelligente. Questi sono sentimenti, devono essere ciò che stai provando in questo istante. Non posso immaginare che effetto faccia sentirsi così. Dopotutto, io sono grandioso, non mi chiedo mai come sia avere tanti amici. Ti capisco, umano solitario, non temere, non sarai mai più solo. Io, il grande Papyrus... Ti sarò? Mi sarà tre puntini. No, ci hai ripensato, è tutto sbagliato. Non posso esserti amico, sei un umano. Devo catturarti. Allora potrò realizzare il sogno di una vita potente, popolare, prestigiosa. Ecco Papyrus, il nuovo membro della Guardia Reale. Di che stiamo a parlare? No, non posso combattere contro Papyrus. Allora, signori, calma e sangue freddo. Io ho scoperto che sono un pirla, ok? Io ho scoperto, risparmia, che se noi possiamo riuscire a risparmiare i nostri boss, praticamente. Possiamo riuscire a risparmiare i nostri... E dai, come cazzo la faccio? Dai, ma porca di una paletta ambriaca. Sono già morto, praticamente. Sono praticamente già morto. Mi è diventato il cuore blu? Ora sei blu. È il mio colpo. Gne. Dobbiamo semplicemente fare sempre risparmio, signore. Io mi sono reso conto di aver sbagliato pesantemente con Red Bull, Cottarus, Toriel. Odore di osso. Cottoriel, risparmia. Quanto in alto sai saltare? Con Toriel, signori. Avremmo potuto risparmiare anche Toriel. Non c'ho... Mi sono fatto prendere dalla cosa di combatterla e abbiamo sbagliato. Forse l'abbiamo realmente ammazzata. Non lo so, signori. Papyrus cerca di fare il figo, risparmia. Non farmi usare il colpo speciale. L'unica cosa che noi dobbiamo fare, signori, è cercare di risparmiare. No!
30 su 44, proprio per sconsigliare le sue opzioni. Risparmia. Quasi sento la mia futura popolarità. Dobbiamo semplicemente riuscire a risparmiarlo tutto il tempo, signori. E io... questo riesco a passarlo? No. Non sarei riuscito neanche a saltarlo, neanche se volevo, signori. Proprio per sconsigliare le sue opzioni. Risparmia. Colpo della Guardia Reale. Ma porca... ma porca miseria. Ok. Odore di ossa. Dai, dai, dai. Risparmia. Impareggiabile spaghettatore. Perché? No. Questo non riesco a saltarlo mai nella vita. Ma porca, questa era facile. Papyrus prepara un attacco non osseo e passa un minuto a correggere l'errore. Risparmia. Udin sarà fiera di me. No, 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 dai, Papyrus. Papyrus, fai il bravo. Fai il bravo, Papyrus. Fai il bravo, Papyrus. Questo è più veloce. Mannaggia. Ah! Appello, 14 su 44. Papyrus, scuote le ossa. Dai, risparmia. Il re ergerà una siepe a forma del mio sorriso. Madonna mia, sono morto, signori. Sono morto, sono morto. 10. Papyrus ricorda una pessima battuta di Sansa e si acciglia. Risparmia. Mio fratello, beh, lui non cambierà molto. No, dai, ma sono scemo. No, 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 no. Papyrus cerca di fare il figo. Oggetti. Pozzo. Cosa mi dava? Gioiato. Ok. Ha recuperato 15. Ok. Ok, ok, ok. Calma, calma. Abbiamo recuperato un po' di vita. Questo è importante. Ma l'abbiamo persa di nuovo tutta subito. Mannaggia a me. Dai, salta. Grandissimo. Grandissimo. No, 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 no. No, 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 pietà. Risparmia. Come saprò se piace venire dagli altri. La Papyrus. E non rompere le scatole, mannaggia a te. Dai, e basta, zi. E basta, zi. No. Che fa? Se le scendi questo. 9, 9, 9. Papyrus prepara un attacco osseo. Basta, risparmia. Uno come te è veramente raro. Bravo, bravo, zio. Beh, prima te ne rendi conto, meglio è. E lo sapevo io che c'era la fregata. Dai così. Papyrus ridacchia. Proviamo ancora, signore. Risparmia. Non credo ti lasceranno andare. Sono morto. No, no, sono morto. No, 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 no. Ti prego, ti prego, ti prego. Ok. Oggetti. Monster car. Pez puzzo. 44. Mangia. Oh, perfetto. Abbiamo riportato la salute al massimo, signori. Quando verrai catturato e mandato via. Ma chi... no, 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 Papyrus. Dai, dai, fai il bravo, Papyrus. Papyrus! Madonna mia. Mamma mia, che scontro leggendario, signori. Pietà, risparmia. Il diavolo... al diavolo, rinuncia. Ma io non rinuncio a niente, Papyrus mio. No, ho perso due punti in maniera stupida. Dai, Papyrus, risparmia. Rinuncio, prendi il mio colpo speciale. No, io rinuncio. No, non rinuncio, Papyrus. Questa volta ti salverò. Non farò lo stesso errore che ho fatto con Toriel. Ti salverò, Papyrus. Un attacco osseo. Risparmia. Presto userò il mio colpo speciale, va bene. Calma, 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 calma. Grandissimo! L'abbiamo fatto bene questo, signori. Pietà, pietà, pietà. Risparmia. Tra non molto userò quel mio colpo speciale, va bene, va bene. Calma, calma, sbagliato, l'ho sbagliato, mannaggia, devo rimanere semplicemente fermo. Scuote le ossa, risparmia, è la tua sola chance, prima del mio colpo speciale. No, 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 no. No, Papyrus, mannaggia, sono stato scemo io, sono stato scemo io, l'ho preso. Oh, calma, 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 calma. Papyrus, pietà, risparmia, ammira il mio colpo speciale. Che cazzo è? Ma che cos'è un cane che si mangia? Che cavolo? È il mio colpo speciale. Ehi, stupido cane. Mi hai sentito? Non risicchiare quell'osso. Guardate il cane che guarda. Dettaglio, se ne sta andando. Cosa fai? Io c'ho paura di me. Sono sicuro che sta per succedere qualcosa. Torna qui col mio colpo speciale. Se n'è andato il cane. Cavolo. Pazienza, mannaggia, userò un colpo normale ganzissimo. Un colpo normale, pietà, risparmia. Sighe, eccoti un colpo del tutto normale. No, 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 no,
No, no, no, no, no, Papyrus, Papyrus, 12 di vita, devo mangiare qualcosa, signori, devo mangiare qualcosa, sono morto. No, il gatto! Che cazzarola è? No, 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 non posso morire adesso, non posso morire adesso, che sta succedendo, signori? No, 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 oh, sale, sale, sto salendo, sto salendo, che... Come? No, ma che cazzarola è? Ma sono salito tantissimo! Ma che era? Questo era un colpo normale, non era per niente un colpo normale. No, no, non lo so che ce l'ha fregata. Lo so che ce l'ha fregata, lo so che ce l'ha fregata. No, no, no. Dov'è il trucco? Beh, Anf, è chiaro che non puoi, Anf, sconfiggermi. Signori, abbiamo risparmiato Papyrus. Grande così. Dai, dai, abbiamo risparmiato Papyrus. Sono troppo contento. Vedo che te la stai facendo addosso. Perciò io, il grande Papyrus, ti elargerò pietà. Sì! Abbiamo risparmiato Papyrus, signori. Troppo contento di questa cosa. Ti risparmio, umano. È la tua chance, accetta la mia pietà. Certo che ti risparmio. Papyrus ti risparmia. Veramente l'abbiamo risparmiato noi, però va bene. Risparmia. Spettacolo, signori. Abbiamo risparmiato Papyrus. Sono troppo contento di questa cosa. Oh, no, no, no. Non posso neanche fermare un debole come te. Odin sarà delusa di me. Non entrerò mai nella guardia reale. La mia quantità di energia sarà stagnante. Non è vero. Che dovresti dire? Diventiamo amici? Che sfiga. Diventiamo amici. Davvero? Certo che voglio essere tuo amico, Papyrus. Beh, allora... Suppongo di potertelo concedere. Wow! I degli amici. E chi sapeva che per farmene dovevo solo... Dare puzzle orrendi alla gente e poi combatterla. Non si fanno così gli amici, però va bene. Mi ha insegnato molto, umano. Ti do ufficialmente il permesso di passare. E ti darò anche indicazioni per la superficie. Continua avanti fino ai confini delle caverne. Della caverna. Poi, alla capitale, supera la barriera. E il sigillo magico che ci intrappola sottoterra. Tutto può entrare, ma niente può uscire. Ok. Tranne qualcuno con un'anima potente. Come te. Ecco perché il re vuole prendere un umano. Ok, vuole aprire la barriera col potere dell'anima. Allora noi mostri potremo tornare in superficie. Oh, quasi scordavo di dirti questo. Per raggiungere l'uscita dovrai passare per il castello del re. Ok, il re di tutti i mostri. Ok, lui è... Beh, una grossa passeggiata pelosa. Gli vogliono tutti bene, sono certo che gli dirai... Mi scusi, signor Dremur, potrei andare a casa? Ti guiderà lui stesso alla barriera. Comunque, basta parlare. Starò a casa a fare il bravo amico. Sentiti libero di venire a passare il tempo con me. Gne 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 gne. Guarda che contento, ma cazzarola va? Ah no, forse era un salto che sta a fare Papyrus. Spettacolo, signori! Abbiamo salvato Papyrus. Non sapete quanto mi dispiace di aver ammazzato, di aver eliminato... Toriel. Che sono ste cose? Posso prendere? No, il ghiaccio sciolto. Ok, andiamo. C'è un punto di salvataggio. Vorrei semplicemente salvare. Oh, il punto di salvataggio. Perfetto, salviamo. E ci fermiamo qui. Il suono dell'acqua che scorre ti riempie di determinazione. Salva, signori. Perfetto. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Siamo riusciti a salvare Papyrus. Sono molto contento di questa cosa. E mi dispiace aver ucciso Toriel, apparentemente potevamo cercare di salvare anche lei la prima volta, però va bene. Allora, l'avventura va avanti, fatemi sapere nei commenti se gradite ancora qualche altro episodio e portare a termine l'avventura o se ci fermiamo qua. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!